Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di Nicola Peroni. Ragazzi, ho aspettato tanto a fare questo video. Allora, oggi vi mostrerò il mio nuovo animale. Ragazzi, ho aspettato tanto perché volevo farvi vedere il mio nuovo animale, parlarvene molto e farvi vedere le sue caratteristiche, parlarvene un po', mostrarvelo anche, fare tutta una parte un po' più approfondita. Ok, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito a farvelo vedere. Eccolo qua, il mio nuovo animale. Allora ragazzi, questo, vabbè, per chi non lo... chi è che non lo sa, è un cane. Che razza? Un bulldog francese. Allora, parliamo subito, allora, delle sue caratteristiche. Lui è un bulldog francese, fa parte dei molossi, va a arrivare a dimensioni, ora è considerate che è un cucciolo ed è già così, considerate che, allora, possono arrivare i maschi a pesare 12-13 kg, mi pare. Il bulldog francese è un, appunto, fa parte della famiglia dei molossoidi. Le sue colorazioni che può andare a avere sono solitamente nero con una macchia bianca, ma però possono essere grigi, più sul marroncino, neri tigrati. Il mio bulldog, ragazzi, si chiama King. Vi faccio vedere la sua colorazione. Allora, lui, non so se si riesce a vedere, è tigrato, non si vede molto dalla telecamera. Eccolo qua. Ok, ora lo metto. E, vabbè, lui è nero tigrato. Come razza, c'hanno le attenzioni maggiori, sono molte, perché sono cani che hanno un po' di problemi a riguardo sulla respirazione, su anche quando mangiano devono avere le ciotole. Quelle apposta per questi cani, per i bulldog, perché loro quando mangiano vanno proprio a... scusate, mi sta prendendo di tutto. Quando vanno a mangiare vanno a agitarsi molto, a girare intorno alla ciotola, proprio si ingozzano, e quindi servono queste ciotole apposta, che ve le metto, non so, ora partirà la foto da qualche parte. E quella, ecco, quella era la ciotola che loro hanno bisogno. Poi anche quando giocano così non si devono agitare più di tanto, perché potrebbero poi, cioè solitamente poi si possono agitare, poi vanno ad avere qualche anche poi problemi di respirazione, quindi non si devono agitare molto. Patiscono molto il caldo, quindi quando si portano al mare magari ha portato un ombrellone, e poi comunque si deve stare un pochino sempre attenti che ci sia sempre l'acqua a disposizione per non disidratarlo. Quindi sono cani che hanno un po' di problemi a riguardo sulla respirazione. Sono cani eccezionali, nel senso, per le loro dimensioni, perché in sé, essendo cani piccoli, non vanno a avere dimensioni grosse, quindi sono cani soprattutto da casa, perché loro patiscono anche il freddo, quindi sono cani che devono vivere in casa, perché devono stare a una temperatura minimo 20 gradi, perché se si portano fuori e non ci sono 20 gradi non gli succede nulla, però potrebbero cominciare ad avere freddo. Infatti per questo vi consiglio, se li portate in giro, che magari tipo in montagna, magari comprarci un giubbottino, che vi lascio la foto anche quella, non so dove esce, ecco, quello era il giubbottino che loro vanno a avere bisogno quando sono in temperature più fredde, proprio per non prendere freddo. Ora ve lo faccio notare un pochino meglio, un po' la sua colorazione, ve lo faccio anche un pochino vedere un po' da vicino. Ecco, ha buttato già subito giù qualcosa. Allora, ok, ve lo faccio vedere bene, ecco qua. Ok, guardatelo. Guarda, King! Ciao, ciao! Ok, lui questo è King. Ok, vedete un po' la sua colorazione, lo osservate un pochino, così vedete un pochino. Ecco, certi vanno a avere la macchia bianca qua, vi faccio vedere ora.
Aspettate che si fermi un minuto, eccolo qua. Ecco, a volte vanno ad avere la macchia bianca qua sotto, loro non, lui non l'ha perché non ha la macchia bianca, fa parte, è una loro colorazione, lui infatti non c'ha la macchia bianca, però è tigrato, che è molto tigrato, ora non si vede molto dalla telecamera, ecco, vedete, c'ha un po' queste sfumature di che è tigrato. E ora parliamo un pochino del loro carattere. Allora, sono cani molto buoni, nel senso che non tendono a essere cani, diciamo, perché a volte si dice che i cani piccoli sono un po', che magari sono un po' più, che tendono magari a essere più paurosi. Certo, è vero, perché se i cani sono piccoli si sentono un po' più insicuri. Viste le loro dimensioni è normale che si sentano un po' più insicuri. Però loro come cani sono diciamo un po' diversi dagli altri cani piccoli, perché tendono a essere, come dire, un po' più, non so bene come spiegarvelo, un po' così, fanno più vedere il loro carattere, diciamo. Forse anche perché, facendo anche parte della famiglia dei molossoidi, sono già cani che tendono ad avere un po' di istinto, di essere un po' più protettivi, infatti tendono anche a fare a volte la guardia, tipo io quando entra mio nonno e lui li ringhia sempre, li abbaia, quindi sono anche cani che da un certo punto di vista fanno la guardia, per quanto poi possano fare la guardia, perché guardate un po', ciao! No. Quindi diciamo che sono cani da un certo punto di vista anche protettivi, e sono coccoloni, sono dolci, loro hanno tutta la parte di diciamo amore, te lo danno loro, sono coccoloni, sono dolci, poi loro ti guardano con questi occhioni che proprio ti tirano su, guardate un po', se siete tristi basta guardare King, siete di nuovo felici. No, ok, a parte scherzi, veramente ti danno un sorriso, perché poi hanno questo faccino simpatico, il musetto un po' indietro, un po' appiattito. Mi sta mangiando tutto. Vabbè ragazzi, diciamo che questo video era per farvi vedere il mio nuovo animale e farvi anche parlarvi un po' della razza. Avremo sicuramente altre opportunità per parlare della razza, quindi adesso vi saluto, ma vi saluto con il mio King. Aspettate. Ok. Ciao ciao. Ciao ragazzi.